Bene, allora iniziamo a guardare questi circuiti. Si è detto, si prende il primo circuito fatto da un generatore, scusate, un resistore e un condensatore. Allora, seguite il ragionamento, che questo è importante per andare a capire come funzionano i filtri passivi. Allora, quando R e C, questa è la E, considerate la E come se fosse il nostro segnale d'ingresso, va bene? E noi vogliamo in questo caso andare a leggere la tensione di uscita, la V out. Buono? Come si comporta il condensatore dopo un tempo molto lungo? Diciamo dopo un tempo infinito, Come un interruttore aperto. con un interruttore aperto. Per cui io vado a disegnare il mio circuito in questo modo. È aperto, esatto. È aperto, per cui qui non passa corrente e di conseguenza quanto sarà la V out qui? Quanto sarà la V out? La V out sarà E sarà simile alla Win, no? Diciamo Lasciando che il uguale. resistore fa una caduta di tensione, però si può trascurare. Esatto, diciamo che V out in questo caso sarà un valore Simile a Win. simile. Io ho scritto uguale per comodità, però un valore simile a Vin. Se invece il tempo, quindi qui tempo infinito, a tempo zero invece, come si comporta il condensatore? Come un corto, più o meno. Esatto, più o meno un cortocircuito. A tempo zero noi abbiamo il picco massimo di corrente perché il condensatore si comporta come un cortocircuito. La corrente passa. Quant'è la differenza di potenziale ai capi di un È cortocircuito? nulla, nulla. Per cui, scusate, ho scritto Vin, volevo scrivere ovviamente V out. V out. La V out quindi è uguale a zero. Va bene? Per cui, se io vado a realizzare un grafico, e nel grafico ci metto la tensione e il tempo. Anzi, non ci voglio mettere il tempo, ci voglio mettere direttamente la frequenza. Allora, noi sappiamo che la frequenza, Prof, ma è in grafico. continua. Sì, per ora è in continuo. E la frequenza allora è che c'entra? No, no, infatti, aspetta un secondo. Ah. Allora, noi si sta ragionando in continua, però facciamo riferimento a un segnale alternato, così almeno siamo più corretti. Se no, hai ragione, se no rischio di confondervi le idee. Sono partito dalla continua perché noi le prove le abbiamo sempre fatte in continua, e allora tanto il comportamento è lo stesso. Sì. Per cui, quando noi abbiamo, anche qui uso un parallelismo che non è da definizione corretto, però mi serve per capire, il tempo non è uguale al periodo, va bene? Il periodo lo sapete qual è, vero? O si riguarda un secondo il periodo? È l'inverso della frequenza, 1 su F. Allora, il periodo è l'inverso della frequenza, per cui noi pensiamo
che questo qui non sia un tempo, ma che sia un periodo. Va bene? E di qua è sotto uguale. Eccolo qua. Quindi T0, periodo 0 vuol dire un periodo corto. E quindi in quel caso la frequenza tende quasi a infinito, no? Esatto. E un T infinito un periodo lungo. Va bene. Per cui la frequenza, quando il periodo è lungo, la frequenza rasenta lo 0. Tende a 0. Per cui io ci scrivo 0 per ricordarsi che va verso lo 0. Anzi, non ci metto uguale, ci metto una freccia. Sì. Che va verso lo 0. Sotto invece, quando il periodo è corto, quindi il periodo tende a zero, la frequenza va all'inverso. Va verso l'infinito. Sarà molto lunga, tende verso l'infinito. Va bene? Allora, proviamo a vedere cosa mi succede nel grafico. Nel grafico cosa succede? Allora, quando siamo nella parte di sopra, questa qua, Francesco, quando la frequenza è bassa, il segnale di ingresso è uguale al segnale di uscita. Quindi frequenza bassa vuol dire io sono qua giù, in questa zona qua. Il segnale di ingresso è uguale al segnale di uscita. Mi segno un segnale di ingresso, questo mettiamo nel nostro Qin. Il segnale di ingresso uguale al segnale di uscita, per cui io sono in questa parte qui. Quando invece la frequenza è tendente all'infinito, quindi valori di frequenza alti, il segnale di uscita è zero. Per cui valori di frequenza alti, il segnale è zero e sono qui. Allora, se fosse un circuito ideale, io avrei un grafico in questo modo, dove qui abbiamo la nostra, ve lo scrivo di sotto, forse ce la faccio, da noi la vista scritta, la nostra frequenza di taglio. Come gliela segni te, Carlo? FT, FP, la frequenza di taglio. FT, FT. FT, la frequenza di taglio, va bene? No, in qualche libro la riportano FP, quindi frequenza di taglio, va bene? Ovviamente, come al solito, noi non lavoriamo con circuiti ideali, ma adoperiamo ovviamente strumenti reali e componenti reali, per cui il nostro grafico verrà all'incirca in questo modo. Considerate che l'asse delle x è logaritmico, per cui io avrò, che ne so, 10, 100, 1000, 10.000, 1 milione, eccetera, eccetera. Va bene? Quindi non vi immagino, se lo fate in maniera non logaritmica, vi viene, funziona uguale, vi viene un po' più schiacciato o più spostato da una parte o da un'altra. Allora, proviamo ad andare avanti. Però non mi sono perso una cosa, questo è il filtro. Ecco, dimmelo te, che cos'è questo filtro? Ah, pensavo l'avesse già detto, prof. No. Scusi, lagga, quindi non sento alcune volte. Sì, sì. Allora. Questo qua sarà il filtro passa basso. Esatto. Passa basso. Ecco, esatto, questo filtro permette alle frequenze più basse della frequenza di taglio di passare, va bene? Ora guardiamo un attimo, se io invece faccio questo circuito qui, la vi metto sempre, il generatore sinusoidale, vi metto il condensatore, resistore, e io vado a prendere la tensione di V out qui. Allora, tempo,
Quindi periodo, anzi, scriviamo direttamente periodo. Periodo lungo. Periodo lungo, cioè frequenza? Che tende a zero. Che tende a zero, quindi frequenze, il valore della frequenza sarà molto basso. Quindi periodo lungo per ora, pensiamo al periodo lungo. Che cosa succede ai condensatori dopo un periodo lungo? Funziona da Francesco? Esatto, circuito aperto. Per cui se io lo devo disegnare, lo disegno così. Qui aperto. Qui c'è la resistenza. E qui abbiamo la mia Vout. Quant'è la Vout su una resistenza nella quale non scorre corrente? Quant'è la differenza di potenziale di una resistenza dove non c'è corrente? Perché qui non ci arriva corrente. Qui non ci arriva corrente, esatto. Per cui la Vout non può essere altro che zero. Se c'è corrente, come fa ad avere una differenza di potenziale? Allora, quando invece, lo faccio diverso, sì, almeno anche a livello grafico, il tempo è tempo basso, 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 quindi valore di frequenza molto alto, il circuito a questo punto mi diventa, questa sinusoide mi è venuta bellissima, diventa un cortocircuito, e a questo punto che valori ho io su questa resistenza? La V out è uguale a V in, non c'è niente che la disturba, per cui la misura che faccio qui è la stessa che faccio qui, è la stessa che faccio qui, è sotto uguale. Per cui rifacciamo il grafico come prima. Sempre la V, sempre la frequenza, diciamo che questo è il nostro valore della tensione d'ingresso. Allora, frequenze basse, siamo qui, Vout 0, quindi frequenze basse, siamo qui, Vout 0, eccoci qua. Poi, frequenze alte, Vout uguale a Vin, per cui frequenze alte, Vout uguale a Vin. E abbiamo un grafico in questo modo. In questo caso abbiamo un filtro passa alto, perché in effetti passano le frequenze più alte della frequenza di taglio. E questo in arancione è il grafico reale. Ora qui mi è venuto un ginocchio un po' troppo, non so come è lento, è un po' troppo stretto, ma insomma penso che, ecco, vedi una cosa più così, più stondata, però all'incirca siamo su quest'ordine di grandezza. Ora, se io invece cambio e ci metto resistenza, quindi resistore e induttore, allora wow, partiamo da periodo 0, frequenza che tende a valori alti. Che gli succede al circuito? All'inizio l'induttore è non fa passare corrente, è più di una resistenza, è una resistenza molto alta, per cui è un circuito aperto, non passa corrente, per cui io lo disegno come se fosse un circuito aperto. Si comporta sì praticamente in maniera opposta rispetto.
Per cui in questo caso quanto sarà la mia VOUT? Uguale a 0? Uguale a quella di entrata. Simile a VIN. Esatto. VIN. Se io invece prendo un periodo molto alto e una frequenza di conseguenza che tende a zero, come si comporta l'induttore? Come un cortocircuito. E in questo caso la tensione di uscita sarà 0. 0. La differenza di potenziale ai campi di un cortocircuito è 0. Grafico. Allora, prendiamo il verde, quindi frequenze alte, V out uguale V in. No, non ho fatto la V out, la V in, scusate, eccola qua. Frequenze alte, V out uguale V in. Frequenze alte, siamo qua. V out uguale V in, siamo qui, va bene? Frequenza. Frequenze basse. V out uguale 0, frequenze basse, V out uguale 0, per cui il nostro grafico ideale viene in questo modo. E questa è sempre la nostra frequenza di taglio. F minuscolo, T minuscolo, va bene? Poi, e se è finito, con il prossimo se è finito, per cui... Ah, qui non ci si è scritto, qui non ci si è scritto, ma insomma, allora, questo qui è un passa alto. Alto. In questo di qua non ci si è scritto e è passa alto. Ultimo. Generatore. Dando un po' di fatica a scrivere con questa pennina, anche perché non ci sono molto abituato. Allora, generatore, qui abbiamo l'induttore, resistore, tensione di uscita. Allora, ripetiamo. Quindi, quindi partiamo dalle frequenze basse, per cui periodo alto, lungo più che alto. L'induttore si comporta quando il periodo è lungo, quindi dopo molto tempo diventa un cortocircuito. E in questo caso la tensione di uscita, sei sicuro? E guarda, qui hai la stessa tensione che hai in tutti i fili, in qualunque punto qui hai la stessa tensione, per cui la V out è uguale alla V in, mentre per i valori di frequenza molto alti, per cui il periodo è un periodo molto piccolo, avrò che l'induttore si comporta come un... A tempo zero come si comporta l'induttore? Un circuito aperto. E la
la V out, out è uguale a 0. Ultimo grafico. V F. Questa è la nostra Qin. Quindi abbiamo detto che frequenza 0, V out uguale Qin. Frequenza 0, siamo qua giù, V out uguale Qin. Quindi siamo qui. Frequenza alta, e siamo qui, la V out è uguale a 0. Frequenza alta, siamo qui, la V out è uguale a 0. Per cui io avrò un grafico ideale fatto in questo modo, con la nostra frequenza di taglio. È un grafico reale che sarà fatto più o meno in questa maniera. Oh, è andato giù la mano. Va bene? Quindi questi sono i nostri quattro filtri passivi. Allora, un paio di annotazioni riguardo filtri passivi per capirsi. Allora, noi abbiamo un filtro passivo filtri passivi. Come si fa a capire se un filtro passivo o un filtro attivo? Allora, noi dobbiamo fare la tensione d'uscita fratto la tensione d'ingresso per capire se il filtro è un filtro attivo o un filtro passivo. Se il valore che ottengo si chiama A, che sta per guadagno o per attenuazione. Come? Perfetto. Se io ho che il valore di uscita è maggiore di quello d'entrata, come mi viene il guadagno? Maggiore o minore di 1? Se il valore di uscita, mettiamo, è 10, e quello d'ingresso è 1. Quindi, per i valori maggiori di 1 si parla di guadagno, perché io in uscita ho un valore più grande di quello di ingresso e sono filtri attivi. Nei filtri passivi invece abbiamo un'attenuazione, cioè il valore d'uscita non può essere più grande di quello di ingresso, può essere soltanto uguale o minore, idealmente può essere anche uguale, come si è scritto noi in tutti i nostri circuiti. V out uguale V in. Concretamente non ci si fa quasi mai ad avere un valore di uscita uguale a quello di ingresso. Di solito un po' di dispersione, qualche perdita c'è, per cui tendenzialmente nei filtri passivi l'attenuazione sarà minore di 1, quindi il valore della A è minore di 1. Diciamo minore o uguale, ma insomma tendenzialmente è minore di 1. Mettiamo un po' di numeri per capirsi. Se la mia tensione d'uscita è 2, la mia tensione d'ingresso è 4, 2 diviso 4 uguale un mezzo, per cui se la VI è maggiore di VOUT è, sembra abbastanza facile capire che il valore sia il valore di A deve essere minore o uguale a 1. Nei filtri attivi, ora ve li dico, non si fanno per il momento, forse si faranno più avanti, però giusto presentarli ora, perché si sta parlando delle differenze tra filtri attivi e filtri passivi. La A, quindi in questo caso è il guadagno, è sempre la V out fratto la V in, e sarà invece maggiore di 1. Bene, per cui abbiamo un'amplificazione del segnale in uscita. Qual è la differenza sostanziale
che i filtri passivi sono fatti, sono realizzati, da componenti passivi. Esatto. Che sono i componenti, se hai visto noi, resistore, condensatore. Però sono quelli che dissipano in teoria, no? Alla fine creano attenuazione. Allora, tutti dissipano, anche il transistor dissipa. Ah. Non so se poi è strettamente collegato a questo, ora approfondisco questo aspetto della dissipazione, però anche i transistor dissipano, però ecco, il transistor invece è un componente attivo. Vabbè, sì, forse è un po' di stupido, l'effetto Joule c'è sempre. No, niente, niente, non è il piccatore sicuro. Poi i filtri attivi invece sono realizzati da componenti, componenti attivi, e fin qui. Noi dovremmo riuscire a vedere il transistor. Si dovrebbe riuscire a vedere il transistor BJT. Si è bloccato, scusate un secondo. BJT. Bene. Bipolar junction transistor, un transistor a giunzione bipolare, è abbastanza semplice. Esatto. E poi l'operazionale, per esempio. Quindi sono due componenti. Sono due componenti, i transistor e gli operazionali, nei quali la tensione d'uscita è maggiore della tensione di ingresso. Ovviamente è maggiore se noi facciamo certe, se facciamo certe cose, non, insomma, quello cosa affronteranno. Va bene? Allora, io direi, visto che è mezzogiorno e visto che su questa parte sono andato volutamente un po' rapido, ma era roba... Aspetta.